Uno per chiamarci, andiamo da Angela al volo. Buonanotte, sei in diretta, benvenuta. Grazie, benvenuti. Benvenuti. Che consiglio diamo a Chiara, Angela? Beh, io diciamo che in quanto psicologo volevo fare appunto un consiglio, non so se mi professionale, diciamo, quanto persona, in quanto adesso lavori, diciamo. Oh, utile, ecco, utile, arriva Angela, utile, Angela utile da Palermo, psicologa, che dice cosa? Sì, allora, il consiglio intanto è quello di andare molto molto cauti, proprio perché si nascondono di solito dietro alla rete false, a partire dai nick, no? False identità, perché appunto è facile nascondersi, è facile anche chiudere la relazione, spacciarsi per differenza di genere, quindi essere maschio in realtà essere donna o viceversa. E quindi bisogna stare molto cauti avendo questa teoria, diciamo, alle spalle. Quindi tu sei d'accordo con Di Ciancio che disegna il santo dietro al social e il demone poi nella vita reale, ma è un rischio che si corre secondo me sempre a 360 gradi questo? Sì, assolutamente sì, però è proprio la rete amplifica questa possibilità, certo. Proprio è stata pensata e creata da questi, diciamo, come qualcuno dice, dal genio del male da questo punto di vista, nel senso che si può veramente stimolare. Certamente poi se lo incontri in diretta la persona puoi verificare. Certo, abbiamo più strumenti, no, nella vita reale per capire chi abbiamo di fronte. Poi per carità ci si può sbagliare e possiamo essere ingannati comunque, però abbiamo comunque rispetto ad una tastiera e a un monitor più strumenti per capirlo chi abbiamo davanti. Sì, ma infatti appunto con l'incontro, con le domande, col passare del tempo, quindi più fai domande, è difficile mentire chiaramente per tanto tempo. Quindi anche la curiosità, sì, quanti anni hai? Come scriva qualcuno con l'accompagnatore, magari ti fa accompagnare se hai dei dubbi. Angela, curiosità, quanti...